Sì, buongiorno dalla festa del Movimento 5 Stelle, seconda giornata, giornata storica, giornata importante, come ha detto Davide Casaleggio questa mattina, per il Movimento 5 Stelle che stasera proclamerà il suo candidato premier. Mi vedete in compagnia di Carla Ruocco, deputata, potremmo definirla Ruocco un po' una deputata ortodossa che un po' in Roberto Fico si è sempre riconosciuta. Esiste un caso Fico, oggi parlerà ma non dal palco, e qui potrebbe esserci una scissione? No, assolutamente no. Sono ricostruzioni mediatiche, non corrispondono al vero. Noi siamo qui tra la gente, tra gli stand, tutti lo possono confermare, parliamo di temi, abbiamo finalmente un po' di tempo, un'intera giornata, oggi ed anche domani, da dedicare con calma a spiegare tutta la nostra attività all'interno del Parlamento nazionale, europeo, con le piccole e medie imprese, quindi veramente è un momento importante per questo. Senta, Roberto Fico ci sarà, secondo lei ci sarà un abbraccio con Beppe Grillo e con Luigi Di Maio? Ma sicuramente sì, non è mai mancato questo. Senta, altra polemica questa mattina con il voto online. Beppe Grillo ha smentito che ci sia stata una violazione ancora di Rousseau, però in realtà questo famoso hacker che ha violato ad agosto ha rifatto capolino. Ci potrebbe essere un'invalidazione del voto? Non credo proprio, e comunque è veramente deleterio questo atteggiamento, è molto violento questo atteggiamento da parte di queste persone che attaccano un sistema dove la gente può liberamente e finalmente esprimere una preferenza. Il movimento cambia pelle, però ci sarà insomma archiviata in qualche modo l'uno vale uno? Non credo proprio che cambi pelle, e chi vede le espressioni e i volti di queste persone si rende conto che non è così. Insomma, tutti uniti sempre come prima sotto Luigi Di Maio capo. Tutti uniti sempre come prima. Grazie a Carla Ruocco per essere stata nostra ospite. Noi saremo qui per raccontarvi questa festa dei 5 Stelle che questa sera proclamerà il proprio candidato premier. Con ampia probabilità sarà Luigi Di Maio. Per il momento da qui è tutto, a voi. Grazie Enrica.